Nel recupero del 18° turno a Secchiano si affronta la Nuova Fete e Massa Lombarda. All'andata Nuova Fete abbindò la prima storica apparizione in eccellenza vincendo al debutto in casa dei bianconeri. Ospiti che quest'oggi sono dinanzi ai gialloblu di ben 8 lunghezze. Nuova Fete che arriva dal successo esterno di Massitorello, Massa Lombarda dalla sconfitta interna col Pietracuta, avversario del Nuova Fete nel prossimo turno. La partita è avara di emozioni. Nel primo tempo la gara si accende al minuto 5. Il Massa attacca sull'asse di sinistra e Nuova Fete in fase di ripiego concede gentile battuta dal Bonetti. Burioni risponde alla grande. Al 44esimo si registra un nuovo tentativo del centrocampista bianconero, questa volta la conclusione è fuori misura. Nella ripresa il Nuova Fete arriva al gol al 9° minuto, azione confusa che parte dalla destra, colpo di tacco delizioso di Piva. Pavani segue il compagno mettendo al centro dell'area di rigore un pallone che dopo una serie di batti e ribatti viene depositato alle spalle di Lusa. Da Friat si gonfia così la rete, Nuova Fete in vantaggio, gioia incontenibile per il numero 4 e per l'intera squadra che sente come non mai l'importanza dell'incontro andando a cercare appositamente l'abbraccio del suo caloroso pubblico. Anche oggi numeroso nonostante il turno infrasettimanale. In Massa Lombarda replica solo al minuto 23 quando Fabretti mette al centro, Ballotti fa da sponda per Gabelli che sotto misura mostra i piedi da difensore qual è. Al 92esimo, nel secondo dei 7 minuti concessi dal direttore di gara, oggi proveniente da Udine, il Massa trova il pari, Fabretti ancora lui, pennella al centro per l'inserimento sempre di un difensore che questa volta risulta fatale alla Nuova Fetta. Trattasi del numero 6, Campomori. 1-1 in finale, pareggio amaro per il Nuova Fetta che cullava di arrivare a derby a quota 18 punti, isperato per il Massa Lombarda che mantiene invariate le distanze in classifica. A fine gara il nostro Renzo Baldisseri ha raccolto le dichiarazioni del tecnico gialloblu Mirko Giorgi, sentiamo. Abbiamo giocato anche una squadra quadrata, sicuramente abbiamo fatto, dal mio punto di vista, sicuramente meglio noi, meritavamo la vittoria, abbiamo preso gol sulle situazioni che stanno creando e creano tante squadre, cioè la palla lunga sulla prima punta, oggi avevamo un giocatore importante come Innocenti che sa giocare su ste palle, hanno pareggiato su una di quelle situazioni, su un cross dall'esterno, è stato bravo il loro centrale che si era spinto in avanti, accettiamo il risultato, però teniamo la prestazione perché comunque noi dobbiamo vivere su questo tipo di intensità, di prestazione e cercare di fare più punti possibile, quindi oggi abbiamo fatto un punto, ce lo teniamo bello stretto e sappiamo che però ne dobbiamo fare tanti altri perché all'andata non abbiamo fatto benissimo dal punto di vista numerico. Oggi è arrivato il primo pareggio, 5 vittorie e un po' di 16 punti, ancora per una salvezza mancano parecchi punti, domenica arriva il Pietracuta, come affronteremo questa partita? Allora, mancano tanti punti, come le dicevo prima, lo sappiamo benissimo, però il campionato, se guarda la classifica, è diciamo, ci consente di sperare in questo e noi fino alla fine speriamo di rimanere fuori dagli ultimi due, che è il nostro primo obiettivo, e poi giocarci anche all'ultimo secondo del play-out la salvezza. Poi se saremo molto più bravi lo vedremo strada facendo, però il nostro obiettivo deve essere e rimane quello. E quindi da quel punto di vista lì io sono contento, faccio i complimenti ai ragazzi. Domenica abbiamo una partita importante, come sono tutte le altre, sicuramente sarà una partita molto intensa, e se però cominciamo a affrontarla con questo spirito penso che faremo bene. Chiaro che sappiamo che giochiamo con una squadra forte che verrà qui per giocarsi alla grande il derby, però noi non gli dovremmo prestare il fianco e dovremmo essere belli tosti.